Finché tu assecondi le tue scelte, tu stai rafforzando la persona che sei oggi. E la persona che io sono oggi mi ha già portato al capolinea. Se io non mi evolvo, più o meno la mia vita resta a questi livelli. L'ossessione, dicevo stamattina ad Antonio lì dietro, l'ossessione mia e di Maria è costantemente chi dobbiamo diventare per andare a livello successivo. Non è che cosa dobbiamo fare, è chi dobbiamo diventare. Perché abbiamo notato nella vita che da quando, dalla testa che avevo quando facevo il cameriere, poi il commesso in Inghilterra, eccetera, così, la mia testa si è evoluta infinite volte. Questo livello, per questo livello, per questo livello, per questo livello. Quindi mi sono reso conto che per ogni test, per ogni profilo, per ogni situazione c'è un profilo specifico. E io non sono a caccia di cosa devo fare, ma chi devo diventare per chiamare a me quelle determinate cose che desidero. E perché desidero di più? Non è bramosia? Posso perdere tutto, lo dicevo stamattina con Maria, prima di venire giù. Dico, siamo veramente animali poco copiabili, eccetera. Io e Maria, potreste toglierci tutto, non ce ne frega niente, ricominciamo da un monolocale, 40 metri quadrati, e via si riparte. E via si riparte. Perché vogliamo tutto, virgola, e possibilmente dopo aver avuto tutto anche un po' di più. Finché sono vivo, voglio vedere se sono capace, se sono capace di ottenere quello, sono capace di ottenere quello. Mi togli tutto, ma chi se ne frega? Ricomincio a vedere se sono capace di passare da un 40 metri quadrati a un 60 metri quadrati, e da un 60 a 70 metri quadrati. E poi se posso comprarmi una Fiat 500 usatissima per ricominciare ad avere un'automobile. Il gioco non è che cosa ottieni, è tieniti sempre con la carota davanti, tieniti sempre con un obiettivo da perseguire. Questo ti dà vibrazione, questo ti dà colore, questo ti dà la spinta e ti spiega perché domani mattina scendi di buona lena dal letto. Perché? Perché devo fare questa cosa, devo imparare questa lingua. Sono già a livello 3, sto inventando, del russo e voglio andare a livello 4 di quel corso, eccetera, così. Fantastico, datti sempre l'obiettivo. Non progredire è irrispettoso verso le persone che abbiamo intorno, è irrispettoso. Che esempio dai ai tuoi figli? Ma io non ho ancora figli. Che esempio dai ai tuoi amici? Che esempio dai ai tuoi genitori che hanno investito in te, che ti hanno accudito, ti hanno dato a mangiare, da bere, tutto quanto, ti hanno pagato le scuole, gli studi, eccetera. Ma io non progredisco. Che esempio sei per la società? Non progredire è irrispettoso innanzitutto. L'ho tenuto per ultimo, ma è la prima apposta, per te stesso. Si chiama autostima, stima di se stessi. Perché se tu sai che hai le capacità di progredire e non progredisci, devi avere una mente iperattiva per sapere che potresti fare di più, ma faccio di meno. Perché? Perché la mente ti racconta tutti i ragionamenti, perché non ti sa dire. Carlos, perché sei semplicemente un paraculo che non ha voglia di sbattersi. È tutto quello che sei. Perché tu sai che puoi andare un po' oltre, ma però che siccome qui la cosa, eccetera, qui. No. E il tempo scorre e avendo 60 anni vi posso dire che scorre veloce. Perché andare oltre? Per testare la tua reale competenza. Su cosa? Su qualsiasi cosa. Perché un agonista vuole ancora allenarsi dopo aver performato, aver preso medaglia d'oro, vuole ancora allenarsi e superare se stesso? Per vedere se migliora la sua prestazione. Ma dice, la tua è già la migliore al mondo, aspetta che qualcuno ti superi. Dice, no, 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 voglio vedere se ho sviluppato migliori competenze su quel salto, se faccio salto in alto, se riesco ad aumentare di un centimetro. Non abbiamo idea di quanto l'autostima sia la base di una marea di problemi. Nella vita degli individui l'autostima è alla base di una marea di problemi. Maria e io abbiamo sempre tenuto, siamo sempre stati intenti a crearci uno stile di vita, anche agli albori, che sia il più performante possibile per noi. E non lo facciamo per gli altri. Molta gente pensa che le cose che tu ti prendi le fai per gli altri. Fa comodo pensare questo. La verità è che le cose che fai le fai per te, perché ti senti bene di te stesso. Se tu ti tieni in forma, anche se sei in un'isola deserta, ti senti meglio di te stesso. Sì o no? Se tu sei in ordine, ti ho pulito, lavato, stirato, eccetera, così, ti senti meglio di te stesso che quando sei scacciato, non mi sono fatto la barba perché sono comodo, oggi non devo vedere nessuno.
Se tu impari una lingua straniera, ti senti meglio te stesso. Se tu hai le scarpe pulite, ti senti meglio di te stesso. Quindi, tenere la propria vita a uno standard molto alto, che è il nostro standard, che non ha niente a che fare con i soldi, non ha niente a che fare con i soldi. Puoi essere una persona a 1000 euro al mese e avere uno standard altissimo nella tua vita privata. Altissimo! Che non vuol dire bere dei vini da 200-300 euro. Tenere lo standard alto vuol dire che ogni cosa è impeccabile. Le poche cose che hai sono impeccabili. Il mobile della cucina quando lo apri non fa... L'altra porta non devi alzarla per chiuderla bene, eccetera. Perché ogni cosa è messa impeccabile. Perché? Perché si tratta di te, della tua vita privata. È la tua reale autostima. Le cose non le fai per gli altri quando hai autostima, le fai per te stesso. Troppi confondono l'attività con la produzione. Sentendosi bene nonostante i risultati. Ah, io faccio, ho portato i bambini a scuola, poi faccio qui, poi faccio là, e i risultati? E video sguardo perso. Dici, Dio, l'ho perso, defibrillatore. Perché il cervello dice, che risultati? Dico, e perché hai questa vita così affannata se non produce risultati? Quali sono i risultati? Perché se ti muovi senza avere una tappa di risultati, sei in balia del movimento caotico. Alle persone non manca la conoscenza, oggigiorno men che meno. Ragazzi, quando io ho iniziato, 23 anni fa, non esisteva internet. I cellulari erano ancora, andatevi a vedere su internet, erano ancora quelli con la cornetta, e Motorola, avevi la scatola delle scarpe qua con la tracolla e la cornetta col filo. E se l'avevi, eri quasi un politico, un fico, ok? In tutti questi anni è successo di tutto. Oggigiorno l'informazione è veramente a portata di mano. Con uno smartphone puoi verificare qualunque cosa. C'è un dibattito su una parola, un termine, cosa significa. Smartphone, c'è tutte le risposte. Vuoi imparare a parlare in pubblico? Public speaking, parlare in pubblico? Hai 18.000 corsi gratuiti, YouTube, in internet, libri gratuiti, hai di tutto a portata di mano, non è neanche l'alibi, ma io non ho i soldi da spendere su me stesso. No, tu non hai la voglia di spendere su te stesso, perché non hai soldi, è un po' meno televisione, un po' meno internet, computer a perdere, e investire un po' più su te stesso come qualità di informazione. Qual è il vostro piano per il vostro futuro? È una bella domanda, nei prossimi giorni. Che piano ho io per il mio futuro? Fermati, rifletti, spegni sta orda di tecnologia e mettiti davanti a un muro così, tac, tac. Che piano ho per il mio futuro? Dove mi vedo fra 2 anni? Dove sono fra 4? Sentimentalmente, professionalmente, finanziariamente, socialmente, negli argomenti che ti interessano, fisicamente, se sei uno che vuol fare i muscoli, il palestrato, non ha importanza in che cosa, qual è il tuo piano per la tua vita? Perché se non hai un piano, sei uno dei tanti, sei nella normalità e il tuo futuro è in mano alla cartomanzia, all'astrologia, speriamo che sia un anno buono, c'è Giove che si incrocia con Plutone, si sta facendo Venere, è una un'orgia ancestrale ed è tutta su di me, sul mio segno zodiacale che è del maiale ingriffato, e tutte cose bellissime. Se vivi di speranze sei esposto, sei in balia del niente. Sei veramente esposto a tutto, a qualsiasi folata di vento. Quindi l'invito è, prendiamoci la responsabilità, abilità di rispondere. L'abilità di rispondere di dove stiamo dirigendo la nostra vita. Lo dobbiamo alle persone che vogliamo bene, ma innanzitutto lo dobbiamo a noi stessi, perché sappiamo che possiamo chiedere di più a noi stessi, senza disturbare nessuno.